più di 3.000 firme per il monumento ai carabinieri. Se c'è una cosa che non manca a Guido Schiavo, il nonno giardiniere di Voghera, è la tenacia. La salute, quella a 90 anni quasi suonati e dopo una vita di lavoro e sacrifici, è quella che è, ma lui non molla e se dice una cosa può cascare il mondo che la fa. Aveva promesso di raccogliere le firme per richiedere un monumento all'arma dei carabinieri, la stessa a cui lui ha dedicato la vita, e l'ha fatto. Ne ha raccolte 3.252, molte delle quali a Voghera, ma non solo, alcune persino a Salerno. Perché non fare un monumento nazionale di tutto? Perché ce n'è tanti monumenti in giro, ma sono così. A fare un monumento proprio a Voghera, così, per questi caduti dei carabinieri? Perché Voghera è morta, morta, ma ci sono tanti posti belli. Lunedì Schiavo sarà in comune per depositare i faldoni con le firme e per una richiesta: essere autorizzato ufficialmente a raccogliere i fondi necessari alla creazione del monumento. Io voglio un registro timbrato del comune. Quando uno mi viene a fare un'offerta, deve essere scritto immediatamente su quel registro. Si vedrà, intanto continua a curare i suoi amati fiori nelle aiuole pubbliche di via 20 Settembre e a pensare anche ai bambini della città. Già, oltre al monumento, al nonno di Voghera piacerebbe tanto un nuovo parco giochi per i bambini e, perché no, qualche altra panchina per i suoi colleghi nonni. Laggiù verso Piazza Duomo, a mettere tanti fiori e tante panchine per i bambini, questi piccolini, su, venendo su, una volta venendo su, a mettere i giochi per quelli più grandicelli.